Ciao ragazzi, nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 luglio, durante il broadcast di 14 ore dedicato a Final Fantasy XIV, si è tenuta la 65esima Letter from Producer Live, ovviamente incentrata sulla nuova espansione Endwalker, in uscita a fine novembre. La diretta si è aperta con il benchmark trailer, che ha mostrato scene cariche di effetti e animazioni, come per esempio battaglie concitate con decine di personaggi a schermo. Al termine del filmato abbiamo avuto il piacere di ammirare anche uno scontro tra il Guerriero della Luce e Zenos, sulla sommità di una delle torri di Fandaniel, una sequenza spettacolare. Si sono viste nuove action, nuovi set di armature e tanti nuovi mostri, ma di questo si parlerà più nel dettaglio e con precisione in seguito. Il benchmark sarà disponibile dall'11 luglio e conterrà anche l'editor per il Viera Maschio, rivelato durante l'ultimo FanFest. La letter è stata idealmente divisa in due parti. Nella prima ci sarebbe stato un sunto dettagliato delle novità che vedremo in Endwalker. La seconda sarebbe stata incentrata sugli ospiti Yoko Taro e Yosuke Saito, già collaboratori di Yoshida durante Shadowbringers. Proprio per la natura schematica di questa prima parte, le informazioni ci sono arrivate in modo un po' frammentario. Viene specificato che Endwalker sarà l'espansione con più missioni, filmati e dialoghi, visto che racconterà la fine della saga di Idailing e Zodiac, una storia che ci portiamo avanti dall'inizio della 2.0. È stato rivelato l'inaspettato oggetto della prossima Restoration, ovvero il processo di ricostruzione di una città. Dopo Ishgard toccherà a Garlemald. Interessante quindi il fatto che questa nazione rientrerà sotto il controllo dell'Alleanza, o comunque sarà amichevole nei nostri confronti. Questo aspetto è già stato anticipato nel trailer del benchmark, dove la prima parte vede il Guerriero della Luce addirittura come condottiero di un piccolo esercito di imperiali. Sono state anche confermate le nostre paure. Il primo tier del Raid Savage Pandemonium arriverà proprio sotto Natale, 2 settimane dopo il rilascio del Normal, che a sua volta, come di consueto, arriva 2 settimane dopo il Day One dell'espansione. Per quel che riguarda i raid da 24 giocatori, Myths of the Realm, il primo arriverà con la patch 6.1. Yoshida, col consueto supporto dei fogli di carta stampati, ci ha poi mostrato tutte le Artifact Armor dei job di Endwalker, a parte quelle delle due nuove classi, Sage e Reaper, già mostrate in precedenza. Tra le novità della 6.0 ci sarà una nuova modalità di PvP su piccola scala, di cui si parlerà in una letter più avanti. Sarà sicuramente di grande interesse la serie di regole che definirà chi potrà comprare i lotti per le case nella nuova zona residenziale a Ishgard, che verrà aperta proprio con Endwalker. Yoshida e il suo team stanno cercando di trovare un modo che possa essere equo e difficilmente aggirabile. Per quel che riguarda il War Visit tra data center diversi, si sta lavorando per renderlo più permeabile possibile, ma inizialmente non si potrà viaggiare in server di altri continenti. In Europa, per esempio, Light e Chaos saranno reciprocamente in contatto, ma non potremo andare in un server giapponese. Si è ancora parlato dei motivi tecnici per il downscaling dei danni, che avremo nella 6.0, ragioni già ampiamente esposte durante il FanFest. Questo è un aspetto che ha spaventato molti giocatori, ma Yoshida assicura essere solo un sistema per evitare numeri e calcoli stratosferici in game. Non ci sarà una reale diminuzione del potenziale offensivo. Il downscaling verrà messo in atto con un aumento limitato delle statistiche da livello 50 in su e una diminuzione dei danni, e logicamente degli HP dei mostri. Anche il numero dei punti esperienza guadagnati cominciava ad essere siderale, per cui avremo una diminuzione visiva anche per loro. Il downscaling potrebbe influire sui contenuti sincati, ma in questo caso il team sistemerà dei buff per compensare. Dopo averci ricordato che le cinture in game verranno eliminate con l'arrivo di Endwalker, Yoshida è passato a presentare i prossimi eventi e appuntamenti su Final Fantasy XIV, nei mesi che ci separano dalla prossima espansione e oltre. Il 19 luglio avremo l'evento del Goldsaucer, The Makes It Rain. Il 20 luglio verrà rilasciata la patch 5.58, che porterà vari update e la nuova stagione di The Feast. Il 13 agosto avremo il Moonfire Fair, l'evento estivo, che verrà sostituito il 27 agosto dal The Rising, l'anniversario di Final Fantasy XIV. Vi ricordo che fino al 23 agosto è attiva la campagna Free Login, che permette di giocare 14 giorni gratuitamente. Il 13 settembre tornerà Noctis con l'evento in collaborazione con Final Fantasy XV. Intorno a metà settembre inizierà il Media Tour di Final Fantasy XIV, evento in cui influencer e giornalisti da tutto il mondo avranno modo di provare una build non definitiva di Endwalker, per poterne poi parlare al termine dell'embargo. Una nuova campagna Moogle Treasure Trove inizierà il 19 ottobre e probabilmente proseguirà fino alla manutenzione pre-6.0. Il 19 novembre inizierà Endwalker per chi potrà usufruire dell'Early Access, basta la prenotazione al gioco, e il 23 ci sarà il Day One ufficiale. Il 30 novembre arriverà l'evento di Halloween, l'All Saint Wake, che l'anno scorso era stato tristemente saltato. Il 15 dicembre avremo la Starlight Celebration, l'evento natalizio, e il 1 gennaio 2022 l'Heavensturn, che festeggerà l'arrivo del nuovo anno.
Con questo preciso e lungimirante elenco di date, si è conclusa la prima parte della letter, che poi ha lasciato spazio agli ospiti Taro e Saito per una chiacchierata su Dark Apocalypse. Per quello che riguarda le informazioni su Endwalker, per ora è tutto, e in attesa di altre novità, io vi rimando ai prossimi video. A presto!